che prova poi il tiro. Eccoli qua, questo è il gruppo Vandelli inquadrato dal nostro Riccardo Bellei. De Silvestro, De Silvestro, accelera, prova il tiro De Silvestro e la parata del portiere fortunato in calcio d'angolo. Margiotta, pallone che sorvola la traversa. Attenzione al Venezia che viene in avanti con Margiotta, il sinistro di Margiotta. Ancora la Reggiana con Alessi. De Silvestro, anzi no, Via Piana, il sinistro di Via Piana. Il pallone termina sul fondo. Guardate anche in questo frangente, possenti in mezzo per De Silvestro che si inventa un pallonetto. Via al secondo tempo in questo istante. Scivola Solini, Boccalon ha la palla sul destro, prova il tiro da distanza, pallone che termina sul fondo. C'è Bandini sulla destra, si potrebbe anche cercare di servire Bandini, invece no, proviamo ad andare al pallone lungo. Beh, se Silvestro non era forse il terminale. Attenzione ad Alessi che termina a terra e c'è il calcio di rigore e l'espulsione per il giocatore del Venezia su Alessi. E l'arbitro dice calcio di rigore e Alessi si estrae dalla mischia, va a prendere il pallone e si porta sul dischetto. L'espulsione di Pasini, quindicesimo minuto, giocatore con numero 4, Pasini espulso. Venezia in 10 uomini, Alessi sul dischetto. Calcio di rigore. Beppe Alessi contro il portiere fortunato del Venezia. Fischia l'arbitro. Tiro, gol! Il gol della Reggiana al sedicesimo minuto. Torna al gol la Reggiana anche se su calcio di rigore, dopo tempo immemorabile. Gol di Beppe Alessi, sedicesimo minuto. Riesce a toccare all'indietro per Fondi. Fondi prova il tiro con il sinistro dalla distanza, facile l'intervento. Bella questa azione della Reggiana, Via Piana, buona la finta, palla sul destro, il tiro di Via Piana, pallone che termina sul fondo, minuti di gioco 21. Bandini può andare alle cross, Bandini e c'è la parata di Fortunato su De Silvestro che però da quella posizione doveva fare gol. Quello è stato un passaggio al portiere. 25esimo minuto, esce Elio De Silvestro, entra Michele Cavion. 25esimo. Se ne va Cavion, progressione di Cavion, converge al centro, sempre Cavion e solo il tocco per Alessi. Alessi per Rampi e Rampi si fa ribattere il pallone da Fortunato. Via Piana manca completamente il pallone e Campagna viene fermato alla grande da Solini. 31esimo minuto del secondo tempo, seconda sostituzione per la Reggiana. Esce Francesco Ruopolo ed entra Valerio Anastasi. Palla in mezzo, Pellucci in fallo laterale, fallo di mano di Alessi, Anastasi, Anastasi, Anastasi e solo e manca clamorosamente la porta. 38esimo minuto, cambio nelle file della Reggiana tra gli applausi del pubblico, esce il capitano Beppe Alessi, al suo posto entra Paolo D'Ametto. Entra D'Ametto, fischietto in bocca e finisce. E la Reggiana torna finalmente al successo. Torna finalmente al successo. Battuto il Venezia per una rete a zero. Ci sono i giocatori che si scambiano un 5 molto contenuto, diciamo così, perché è anche giusto così, ma insomma la soddisfazione c'è. Via, abbracciamoci tutti a centrocampo, chiama Marcello Montanari, anche i giocatori della panchina. Finisce dunque col successo della Reggiana il gol.